Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. È venuto il momento di rincalzare le patate. È un lavoro semplice, ma non per questo non privo di fatica. Prima due cenni sul perché si deve fare il rincalzo alla patata e poi vediamo come si fa, sia qui in piena terra che nel cassone che ho di là. Rieccoci tornati sul canale perché bisogna fare il rincalzo alle patate. Allora, la patata è un tubero che cresce sottoterra, ovviamente lo sappiamo tutti. Se la patata rimane esposta al sole, perché magari cresce fuori terra, sviluppa la solanina, che è una sostanza dannosa per l'uomo. La patata rimane verde e per noi è velenosa. Quindi dobbiamo evitare che la patata, durante il ciclo di crescita, sia a contatto con l'aria. Per fare questo va rincalzata. Il rincalzo è molto semplice. Allora, qui sono passato l'altro giorno col motocoltivatore e ho smosso un po' il terreno. Nel frattempo ha piovuto per 2 giorni, si è ricompattato e quindi adesso vediamo cosa riusciamo a fare con la zappa. Avrei potuto montare l'assolcatore dietro e nel momento in cui passava mi avvicinava alla terra sia ai fagioli che alle patate. Non l'ho fatto e quindi adesso devo farlo a mano. È molto semplice, semplicemente si avvicina il terreno alle patate da una parte e dall'altra. In pratica si accosta un po' di terra alla base della piantina. Ora, questa è l'occasione anche se avete del concime granulare a base di potassio, perché le patate hanno necessità di potassio per crescere belle e sane, di stenderlo qui sul solco e poi nel momento in cui fate l'operazione di avvicinamento della terra, il concime va direttamente sulle patate. Io quest'anno invece per la prima volta proverò la borlanda liquida e quindi la darò direttamente alla base delle piantine dopo che avrò fatto l'operazione di rincalzo. Lo vediamo dopo in un secondo momento. Un altro vantaggio della rincalzatura è quella di rimuovere e coprire con la terra le erbe infestanti. Ora il terreno mio è in tempera, stamattina ha piovuto, non è né troppo asciutto né troppo bagnato. È il momento ideale per fare questa operazione qua. Le erbacce le possiamo togliere a mano oppure con la zappa e poi passarci sopra la terra nuova, così da coprirle definitivamente. Questa è la parte opposta. Bene, vado avanti da solo. Vediamo il rincalzo nelle patate del cassone. Ok, questo è il mio cassone, l'ho seminato 1 mese e mezzo fa circa, non le ho ancora toccate, qui al centro come vedete sono cresciute le infestanti. Ora, mentre farò un'operazione, farò anche l'altra, nel senso mentre smuovo la terra, tiro via le infestanti. Il bello di lavorare con un terreno in tempera come questo è che veramente non ho alcuna difficoltà a rompere lo strato di terra superiore, la crosta. Il terreno è morbido, però non è inzuppato d'acqua. Tenete conto anche questo, l'avevo alleggerito se vi ricordate il video, con della cenere di legna, quella più che altro mi serviva per il potassio, e con della sabbia di fiume, oltre che con del terriccio. Il terreno è stato smosso. Ora cosa succede? Prenderò il terreno da quello che ho smosso dall'altra parte del campo. Comincerò a versarlo qui dentro, lo mischierò con del terriccio, mi serve solo come riempitivo, e poi nella parte un pochino centrale di questo cassone metterò della sabbia di fiume per alleggerire ulteriormente il terreno, visto che il mio è molto argilloso. Questa è una tecnica che è la prima volta che metto in atto, ma mi hanno consigliato di far così, quindi poi vediamo come va. La sabbia di fiume alleggerisce il terreno. Le patate hanno bisogno di un terreno soffice e fertile perché sotto devono far ingrandire e ingrossare i tuberi. Metterò alla fine della cenere di legna del mio camino, legna vergine ovviamente.
lateralmente, che è un pochino più difficile in questo caso, lo farò poi con una paletta piccolina. Vediamo adesso l'operazione di concimazione con la Borlanda. Per me è il primo anno che la uso, quindi non vi posso dire se funziona o meno. Due parole sulla Borlanda: questa è una confezione, l'ho trovata all'Eurospin, pochi soldi, mi ha incuriosito, volevo provarlo. È estratto dalla melassa della barbabietola, è ricco di azoto, ma soprattutto è ricco di potassio. Lo si può usare su tutte le piante, tutte le orticole, ma soprattutto su quelle che necessitano di potassio, e la patata è una di quella. Ovviamente io questo poi lo darò in fertirrigazione anche sui pomodori quando sarà il momento. Una volta ogni 10-15 giorni posso dare una dose e lo provo. Adesso vediamo come va e poi, se mi trovo bene, farò la scorta e lo darò in tutto l'orto durante tutto l'anno. Ho miscelato un tappino ogni 3 litri. Ho due nascitori da 6 litri, due tappini. Ecco, adesso semplicemente e ovviamente qualcosa darò anche qui, qui devo finire di incalzare. Ripeto il trattamento fra una quindicina di giorni, nel frattempo vediamo come si sviluppano. Qualche patata ha già i primi fiori, queste poi quando fioriscono sono bellissime da vedere. Qua vedete abbiamo tutti i primi boccioli di fiori pronti a fiorire. E il fiore della patata è molto bello, attira molti animali, molti insetti buoni per l'orto e ne abbiamo bisogno qui perché non ho moltissime api e devo vedere come devo fare nei prossimi anni per aumentarne poi il numero. Bene, il rincalzo della patata è questo qui, molto semplice. Se avete un motocoltivatore, ovviamente non nel cassone ma nel terreno, potete passarci tra le file con l'assolcatore dietro che butta la terra ai lati, altrimenti a mano, dipende quanta ne avete. L'importante è che il terreno non sia secco perché sennò faticate veramente tanto e alla fine giornata la schiena fa male. Oggi per fortuna è andata bene, stamattina ha piovuto parecchio, questo è un terreno che si è asciugato subito, è drenante. Questo nell'orto un po' meno. Comunque dai, è andata abbastanza bene. Spero che questo video vi sia stato utile se siete alle prime armi con le patate, per far sì che vengano fuori delle patate belle, gustose e che vi durino anche nei mesi se tenute poi in modo corretto, in zona buia, in un luogo fresco. Bene, è tutto per questo video. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto il video, volete lasciare un like, ve ne sono grato. Se vi volete iscrivere al canale, sto imparando moltissimo da voi e qualcosina magari spero di farla vedere anche a chi ne sa meno di me. Quindi uno scambio continuo di informazioni, non è a senso unico. E va bene così. Rinnovo i ringraziamenti. Ci vediamo giovedì prossimo. Buona giornata.